Ah mio, avete sentito? Cosa mi sono perso, ne? Non sei l'ultima, PMI? Giorgia, madre Cristiana e Gianbruno e il Belloccio si sono lasciati? Ma davvero? Dallo shock mi è venuto pure l'accento romano. Io ero convinta fosse una fake news. Povera Giorgia, il Giancoso lì gli ha fatto su un palanco di corda che manca un alce canadese. Si vede che sono dispiaciuta tantissimo, eh? Te, signora mia, quando c'era lui le corna arrivavano in orario. Tu non eri Giorgia, madre Cristiana, ministro delle foreste e della sovranità alimentare e soprattutto della famiglia tradizionale? Ora sono Giorgia, madre divorziata. Gli uomini fanno tutti a così. Finché ne prendono te promettono mare e monte. Devono regale. Te cantano le poesie. E poi invece una volta che l'hanno pigliato, rimangono i marivoli che sono. È anche disponibile la versione in italiano? Chiedo per un mio amico leghista. Ma vedi quanto son pettegole ste regioni, oh? Stava a scherza! Perché voi non scherzate mai? Ragazza, vero? Sì, sì, dicono tutti così. Stava a scherza al punto che la Giorgione Nazionale l'ha subito defenestrato. Se non è amore questo! E che doveva fare, poverina? Quel minchione gli ha fatto fare la figura della cornotazza davanti a tutta Italia. Io l'avrei infilato in un pilone di cemento. Ma io sono nostalgica. Minchia! Ah, mio... Dite che con una pesca dell'Esselunghio riusciamo a salvare la situation? No, io questo non credo. Ma vedi ste comunisti come stanno a rosicao? Perché voi scossacci avete solo relazioni d'amore puro e vero e serio e sincero? Tutti quanti? Due cornini non avete mai piati nella vita? Se l'allero, guarda, ci sto a credere. Secondo me siete solo invidiosi. Mi scusi? Quale tasto devo premere per avere la lingua italiana? Ma è maia, no? Eh no, finisci, te la faccio ingoiare al divino comite di Dante. Peggio dei pisani. Ma mamma riammazzato te e i tuoi congiuntivi, oh. Ma spiegatemi una cosa, no? Ma se è lui che ha voluto fare la figura del coglione, perché ce l'avete con lei? Non vi fa un po' pena, sta povera donna? Ma chi? Quella che cannona le navi dell'ONG? Quella che doveva togliere le accise sugli idrocarburi e poi ce l'ha messa tutta nel culo? Senti un po', Roma, ladrona! Ci siamo separati tutti almeno una volta nella vita, sai? Voi di destra dovete finirla con tutto questo vittimismo. Cosa devo dire io che quest'anno la Lombardia mi ha tradito per andare in Albania? C'è ancora il cuore spesato, sa? Se non la finisci di andare in Albania, Lombardia, ti metto il topicida nel brodo dei tortellini, sai? Ah, Italia, che passa? Io sono Giorgia. Sono una madre. Sono cornuta. Ai, madre mia, che soffrimento! Cara Giorgia, per te la famiglia tradizionale finisce qui. Dai, su, non infierite, sta già soffrendo abbastanza. Albania, che stai facendo? Sto scrivendo a una su Tinder, aspetta. E cara Giorgia, madre Cristiana, ho saputo che purtroppo la tua storia d'amore è recentemente terminata. Ecco, ti volevo informare che io sono ancora sulla piazza. Perché si sa, i vicini si vedono nel momento del bisogno. No, aspetta, voi italiani non dite così. Dana confusa! Di Albania! Dopo i turisti adesso vuoi anche rubarci le donne? Quello non lo fanno già gli africani? Ma vedi sti per accottare, oh, mo tutti santi sono diventati. Perché voi sul posto del lavoro non fate battute, siete tutti seri, inquadrati? Ah, volete finire? Siete un branco di moralisti. È il karma, signora mia. Spiace, volevo dire. Amen. Quella vuol difendere Dio e i valori cristiani, ma castità non sa da che parte stia. Stavo ancora registrando? Che Dio vi benedica. Amen. Odi sti tempi coi fuori onda, non sai cosa aspettarti. Un attimo che ti riprendi sti sulla notizia e ti sbatte sul web. Non si può più dire niente, signora mia, eh? Non c'è più religione. Quelle battute lì non le fa manco Rocco Siffredi sul logo del lavoro, eh? Non difendiamo l'indifendibile. È tutta colpa della dittatura del politicamente corretto. Ci sta a bruciare il cervello. Ma para Giorgia, guarda. Ma vedi sto carciofaro che combina nei fuori onda. Non ti puoi proprio più fidare di nessuno, eh. Secondo me quei due stavano insieme per finta. Per dividere le spese. Quindi tu dici che è tutta una montatura che si è inventata Giorgina per farlo sparire? È un complotto, signora mia.
No, io questo non credo. Quello lì rispecchia perfettamente tutti i canoni del maschio bianco servo dell'eteropatriarcato col ciuffetto ribelle. Ma l'avete visto il video? Come si complimenta, come si tocca il pacco. Si vede lontano il miglio che un pirla, eh. Vedo che sto giambrono l'avete preso molto a cuore, eh. Ma che è stata rosicata perché lui se poteva bombare i buchi presidenziali? Fatevi un bidet con l'acqua gelata, va? Sempre un gentleman tu, eh? Quindi ora metterai vedova sulla bio di Tinder per rimorchiare? Come dicevano gli antichi, pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Che cazzo vuol dire? Sul cadavere dei leoni festeggiano le tempeste e il diavolo mi sussurrò. Meglio un giorno da leoni che mille da cento. Beh, lì mi sono scordato com'è. No, faceva così. Sul cadavere dei cani festeggiano i leoni, ma i leoni restano cani e i cani bao e i gatti miau. Maremma maiala, non me lo ricordo. No, 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 faceva così, aspetta. Se i cani al tramonto ululano alla luna mentre le lepri saltano ai cancelli, durante un plenilunio il trifoglio ci crede di più diventando un quadrifoglio. No, aspetta, me ne son perso un pezzo. Dio Can non sapete proprio niente. Dice così: le gocce d'acqua festeggiano sui cadaveri dei leoni, credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e le pietre rimangono acqua. Oh, stregheta! Mi sa che ho esagerato coi spritz. Ah, che mal di testa! E io so quell'altro, quello che fa. Il rutto è come la scoreggia, non sempre avvisa. D'altro canto, sulla bilancia non pesano uguali. Perché il rutto è rutto, ma la scoreggia può essere anche di più. Ma che proverbi sono? Non sono proverbi, sono la vita. In che senso? Nel senso che mi hanno buttato in mezzo ai cazzi e ne sono uscita incazzata. Dov'è Barbara D'Urso quando serve? È andato tutto bene finché non hai usato la metafora dell'acqua. Da che mondo è mondo è l'acqua che scalfisce la pietra? Te sei fissata con le metafore? Russia, Cina, mi è stata spia? No, io questo non credo.